Una buona giornata e bentornati alla nostra edizione del mattino. In apertura parliamo delle scuole perché a partire da oggi ricomincia l'attività scolastica almeno per quanto riguarda il recupero degli apprendimenti, ma c'è una novità importante. Il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso che se si mantiene la distanza di 1 metro non ci sarà bisogno della mascherina. Questo nella scuola primaria per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale. Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizioni di sterilità pur mantenendo la distanza citata. Intanto il presidente del Consiglio Conte mette in evidenza come sia importantissimo fare in modo che la scuola riapra in totale sicurezza. Tra l'altro, la ministra della istruzione Azzolina dice: ci troveremo a convivere con regole di sicurezza da rispettare e con una maggiore attenzione agli aspetti sanitari. Secondo quanto detto dalla regione, i dati oggi dicono che sono 38 i casi in netta discesa, 28 nel Varese 1890, 6 nel Poggiano 1377, 2 nell'Abate 442 ed 1 nell'Ecce 670. Domenica i casi erano stati 69 per un totale regionale di 5.440. Intanto il ministro della Salute Speranza ha tenuto un summit con i 53 paesi europei insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda l'emergenza. Serve una coalizione tra stati membri per informare delle azioni e andare avanti congiuntamente per attuare le migliori misure possibili per un'istruzione scolastica sicura per tutti. E non possiamo lasciare che i bambini diventino le ultime e soprattutto vittime di questa pandemia. L'Italia è in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Nella emergenza del coronavirus in Puglia, fondamentale anche il destino, ma soprattutto come la Regione Puglia ha gestito la crisi in alcuni criticata. A difendere il governatore Emiliano ci ha pensato il ministro delle Autonomie regionali Boccia ieri in visita a Foggia. Ascoltiamolo. Una delle regioni modello del Mezzogiorno, una delle regioni simbolo del riscatto del Mezzogiorno. Ed è stata in questi mesi una delle regioni meglio amministrate nella gestione del Covid, il risultato sia ascrivibile alla classe dirigente di questi anni. Michele Emiliano è stato il simbolo di questa classe dirigente. Se la Puglia è quella che è, il merito è di Michele Emiliano e della classe dirigente, dei tanti pugliesi che hanno creduto in questi 15 anni di governo del centro-sinistra in una Puglia migliore, in una Puglia diversa. Capisco la campagna elettorale, capisco le polemiche, mi piacerebbe vedere qualche proposta in più. Per la Fenice Libera Virtus, dopo la riconferma di Marco Brivigieri e gli arrivi di Ferrara Vice, Mancini preparatore atletico e la riconferma di Leone assistente coach, è toccata alla veterana storica della squadra tornare in campo e nella terra opantina. Valentina Martilotti sarà per il settimo anno capitana del sodalizio guidato da Lucrezia Cippo. Un settennato di tutto rispetto, passato anche attraverso vittorie importanti e delusioni cocenti, ma lei calabrese ama questa terra e dice: 7 anni dovrebbero già far capire tutto. Cerignola è la mia seconda casa e la Fenice Libera Virtus una seconda famiglia. L'anno scorso siamo rimasti con l'amaro in bocca per colpa del coronavirus e ora non vediamo di ricominciare. Per quanto riguarda la pallavolo, Cerignola si va verso una riconferma completa o quasi del sestetto della scorsa stagione che poi si era fermato per l'emergenza e dunque delle progettazioni. Di quest'anno ci sarà ancora una volta Carla Scherza, la schiacciatrice molfettese si mette in gioco anche quest'anno, unitamente a Valle Montenero, Romanazzi Nuovo e Albanese. Davide Castellaneta ritrova il gruppo della passata stagione con l'intento di ricominciare e puntare verso il sogno di riconquistare la Serie A2 il prima possibile.
È tutto per questa edizione del mattino di War News 24, prossimo appuntamento con la nostra informazione stasera alle 19:30. Grazie per averci seguito, a più tardi.